più vicino. Benvenuti tutti, vi ringrazio di essere qua stasera. Io sono consulente finanziario e nell'ambito del progetto di educazione finanziaria che vogliamo portare avanti come consulenti, nell'ambito di questo progetto abbiamo voluto fare questa sera, presso 21 gradi, un piccolo focus relativo alla legge del dopo di noi, nella quale il legislatore ha voluto mettere particolare accento ad alcuni strumenti che possono essere utili nell'ambito della pianificazione per la tutela delle disabilità gravi. Il legislatore fa un piccolo approfondimento e ripete, riporta all'interno della normativa alcuni strumenti che esistono già ma che sono poco conosciuti. Alcuni strumenti come la costituzione del trust, come la costituzione di vincoli di destinazione, la stipula di polizze o comunque la determinazione di liberalità. Sono tutti strumenti che prevedono anche delle agevolazioni fiscali, ma che fino ad oggi non sono stati utilizzati perché sono poco conosciuti. Nell'ambito del nostro progetto vogliamo rendere più chiari, più trasparenti questo tipo di strumenti in maniera tale da essere utilizzati nell'ambito della pianificazione. Pianificazione che non è un'attività da fare solo nell'ambito del dopo di noi, ma che normalmente nell'ambito familiare, per la propria fare pianificazione proprio per è importante pianificare proprio per andare a individuare gli obiettivi, questo in generale quando si valutano degli investimenti, obiettivi sia in ambito temporale che in ambito di rendimento, ma soprattutto perché significa sostanzialmente differire i propri consumi per una finalità più futura, per una finalità che da cui verifica il cui evento si verifica in futuro. Soprattutto nell'ambito del dopo di noi, la tutela delle persone con disabilità gravi rende fondamentale questa attività in maniera tale da andare a scegliere più che strumenti finanziari nell'ambito del performance, ma strumenti che consentano l'autonomia e l'indipendenza delle persone disabili, in maniera da renderle autonome. E questo è l'obiettivo del legislatore, quello dell'autonomia e dell'indipendenza del soggetto disabile, in maniera tale che nel futuro, anche in assenza delle persone care, i genitori piuttosto che altri familiari, possano essere in condizioni di organizzare la propria vita, quantomeno nell'ambito economico avere quella che è proprio l'indipendenza e l'autonomia. Stasera vedremo un paio di esempi in maniera tale da rendere un pochino più reali quelli che sono gli strumenti che il legislatore mette a disposizione e che ha richiamato nella normativa e che magari non tutti possono aver visto nella propria esperienza personale.